Allora ti chiedo veramente a nome di tutta la redazione di Gigi Inn e tutta la produzione di eseguire un altro brano. Questa volta però facciamo l'omaggio alla Francia, a Parigi. Perfetto, okay. Perfetto. È giusto perché abbiamo parlato della Francia, è giusto di fare questa fusion. E ancora lui, Fabio, l'applauso! Grazie! Grazie, grazie a voi. Di Aznavour, di Charles Aznavour, lei. Forse sarà la prima che io non potrò dimenticare la mia fortuna, il prezzo che dovrò pagare. Lei, quella canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi, l'aria d'estate che ora c'è nel primo autunno su di me. Lei, la schiavitù, la libertà, il dubbio, la serenità, preludio a giorni luminosi oppure bui. Lei sarà lo specchio dove io rifletterò progetti e idee, il fine ultimo che avrò da ora in poi. Lei, così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile. Lei, forse l'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me per starmi accanto fino a che vivrò. Lei, a cui io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei, a danni combattuti ed avversità. Lei, sorrisi e lacrime da cui prendono forma i sogni miei, ovunque vada io arriverei a passo accanto a lei. Grazie. Eccoci, ci vuole anche questo omaggio del nostro caporchestra, veramente ragazzi. Grazie Pino Cesarano. Si sente la cultura, si sente il sound, veramente una bella, bella cosa, anche emozionante devo dire, toccante. Posso giusto rubare 30 secondi? Ma lei parla pure. No, ogni tanto. Benissimo. Volevo dire appunto, la presenza di Fabio qua è appunto la risposta a quello che noi organizzatori, io, Tino Simonetti, Video Nuvola, abbiamo cercato quest'anno di dare con questo programma. Praticamente il fondirsi delle nostre culture, cioè la festa dei Gigli, la musica della festa dei Gigli messa insieme alla musica napoletana, alla musica francese, alla musica di tutto il mondo. Non potevamo essere né ripetitivi né statici solo con la canzone del Giglio, certo. Quindi abbiamo cercato appunto di allargare i nostri orizzonti e far capire a tutti che la musica unisce e anche la musica dei Gigli fa parte del mondo. Bene. Quindi proiettata nel mondo. È giusto, perché è giusto così. Grazie. Poi io penso una cosa di base che mi accompagna nel mio percorso di vita artistico, che la musica alla fine, detta nel vero senso, non ha nazionalità, è un patrimonio mondiale. La musica ce la teniamo ognuno di noi dentro di noi ed è anche soggettiva, e questa è la cosa più importante del discorso musica. Ringrazio ancora voi per essere stati grazie qui con a voi. Veramente grazie, grazie a voi per averci ospitato, e complimenti ancora per la vostra carriera artistica. Grazie. Ciao, ciao Fabio, buonanotte, ciao, grazie.